individuale e il sincro. Potrebbe esserci il terzo atleta, l'unico maschio, con due medaglie d'oro al collo. Questo atleta sarebbe Chu Bo, che ha già vinto il sincro con Wu Liang. Migliaia. E poi sappiamo anche Chu Bo essere un bravissimo interprete del trampolino. Per cui... ha vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade giovanile di Singapore. Quello là... quella della piattaforma, fra l'altro precedendo anche dai 3 metri, correggimi se sbaglio, Bondar. Esatto. Quindi sì. Ha portato a casa 2 medaglie d'argento con, e anche qui ho bisogno del tuo conforto, il nostro Tocci che era secondo prima dell'ultimo tuffo. E sì, che poi è scivolato tuffo, al quarto secondo, al posto. Purtroppo al quarto posto, però grande esperienza per questi atleti, affrontare un'Olimpiade giovanile che comunque già solo il nome Olimpiade ti fa venire i brividi. Ha finito le proprie fatiche Migliaev, ultimo parziale 85,50, anzi 82,50, oltre i 400 punti, con 2 tuffi sbagliati. Nel secondo e nel terzo ha ottenuto, sommando i punteggi, meno di 80 punti. Incredibile. Bondar, che era ottavo, ecco il primo doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato con 2 avvitamenti e mezzo. Bondar è un po' scarico probabilmente, l'ingresso è scarso. È uno degli ultimi suoi tuffi inseriti nel programma, questa volta è molto scarso. Speriamo che riesca a mantenere l'ottavo posto utile per qualificarsi per le World Series. Era proprio ottavo prima di questo tuffo. Non sarà facile. 357, non sarà facile. 68,40, insomma 457 punti, non so Oscar se basteranno per restare negli 8. Ma dietro di lui c'era McCormick che partiva da 361, forse potrebbe anche riuscirci. Intanto Garcia, che era davanti a Bondar, che appunto esegue il doppio salto mortale mezzo avanti carpiato con 3 avvitamenti, coefficiente 3,8. Ha una media di poco superiore ai 3,6 di coefficiente di difficoltà nel suo programma. Impressionante, mi viene solo da dire questo, impressionante. E questo è un ottimo tuffo, coefficiente 3,8, Bondar se lo mangia, Garcia, e andrà a cercare i 100 punti, li sfiora 96,90. Garcia che da un anno all'altro è veramente cresciuto in maniera esponenziale, sia a livello di coefficiente di difficoltà, ma anche di bravura, è un atleta che il prossimo anno alle Olimpiadi darà sicuramente del filo da torcere a tutti quanti. Forse si è chiusa l'era Pacheco in Messico, si è aperta l'era Garcia almeno dalla piattaforma e forse si chiude anche l'era Waterfield, doppio mezzo indietro carpiato con 2 avvitamenti e mezzo. Lui con Leon Taylor, che è sotto di noi nella postazione della BBC, sono stati i primi a cavallo dell'anno 2000 a preparare, a portare, a far inserire nelle tabelle questo tuffo. E Waterfield comunque dimostra di saperlo fare, però... può essere anche questo ingresso non impeccabile figlio della stanchezza? Ah, sicuramente sì, hai detto tu, i primi 5 giorni ha letto con l'influenza, l'hanno debilitato un po', non è riuscito a recuperare anche perché facendo così caldo lì in Cina avrà avuto sicuramente un recupero più lento e lo si vede, lo dimostra anche questa mancanza di spinta, cosa che solitamente lui non ha. Waterfield finisce con 416 punti, rischia di essere l'ultimo della classifica. Vediamo Riley McCormick, triplo e mezzo indietro carpiato. McCormick che ha un programma fondamentalmente semplice a livello ad esempio di triplo e mezzo avanti, di verticale indietro, posizione raggruppata, però poi è sul livello dei migliori nel tuffo indietro, perché è uno dei non moltissimi a portare il triplo e mezzo carpiato. Ieri l'ha eseguito bene in semifinale, vediamo se saprà ripetersi per dare la caccia all'ottavo posto di Bondar. Buon tuffo, un po' abbondante in ingresso, ma è chiaro che sbagliarlo in abbondanza in qualche maniera induce i giudici a essere un po' più clementi rispetto all'ingresso scarso. Sì, è vero, buon punteggio, buon parziale, ma non riesce a superare Bondar, quindi rimarrà, credo, lui il primo degli esclusi della World Series, perché abbiamo detto i primi 8 hanno la possibilità di parteciparci e lui potrebbe essere il nono. 82,60 è alle spalle di Bondar di 13 punti. McCrory che era sesto, doppio e mezzo indietro carpiato con 2 avvitamenti e mezzo.
Obiettivo 500 punti, lontano ma non lontanissimo, gliene servono 92. Ne ha ottenuti comunque 86 in semifinale. E qui cominciamo a vedere quelli veri. McCrory vede quota 500. Buono l'ingresso in acqua, un filo storto forse nel momento più importante, proprio criticale, però siamo ad altissimo livello, a livello stellare. 93,60, Nick McCrory è il primo atleta di questa finale ad andare oltre i 500 punti. Non rimarrà l'unico, anzi, sarà in buona compagnia. A Roma furono soltanto 4 gli atleti in finale ad andare oltre i 500 punti. Daley, Ciubò, Joe Lusin e Mitchum, Matthew Mitchum, che ricordiamolo non c'è, campione olimpico in carica, vincitore dell'ultima Coppa del Mondo, entrambe le volte vincitore in Cina. Thomas Daley, triplo e mezzo rovesciato raggruppato, il tuffo della medaglia d'oro di Roma, 100 punti,30, prima dell'ultimo tuffo era alle spalle di Ciubò e anche di Mitchum. È il suo tuffo, il suo cavallo di battaglia, vediamo come lo saprà sfruttare. Sì, ecco Daley, per non andare a 100 punti ma comunque sopra i 90 direi di sì. Beh, decisamente sì, avvicina anche quota 100, è pulito, elegante, lo finisce, sì è vero, non altissimo, però è anche vero che è molto molto elegante, pulito e preciso nella parte finale. ...90,75 per Daley, va oltre i 505 punti, comunque è stato un anno difficile per tanti motivi, Thomas Daley ha saputo confermarsi atleta di prima fascia, non così Joe Lusin, doppio e mezzo indietro, carpiato con 2 avvitamenti e mezzo... È un Daley che avete visto parlare con l'allenatore, fare un po' il punto del risultato, un risultato molto buono perché è una condotta di gara regolare, si deve lavorare ancora un anno e sicuramente a casa sua alle Olimpiadi lo vedremo lottare ancora una volta per il podio. Joe Lusin chiude forse la carriera ai massimi livelli, sempre con l'avvitamento indietro. Ogni tanto mette un tuffo alla cinese, tribuna intanto Giorgio Cagnotto, Giuliano Aur, tecnici sì, italiani. Ogni tanto si sveglia dal suo torpore, tira fuori un buon tuffo che però insomma oggi non è servito a niente, perché allora a questo punto poteva anche rimanersene a casa a dormire perché non è stata una gara alla cinese. 95,40, impressionante per questo atleta, uno sbalzo di rendimento, 43 80 94 88 38 95, poteva fare tranquillamente un centinaio di punti in più e sarebbe salito sul podio. Adesso il secondo della classifica, David Baudia, doppio e mezzo indietro carpiato con 2 avvitamenti e mezzo, un tuffo che nelle precedenti fasi di gara aveva visto poco sopra e poi poco sotto i 90 punti. Sì, ha sorriso un po' di meno, molta tensione perché sa, questo è il tuffo della vita, il tuffo della carriera. Sì, sì, sarà con 99 probabilità su 100, medaglia per Baudia, medaglia per gli Stati Uniti. Bello. Questo non è il elegante, Truman Show, pulito, del suo sosia Jim Carrey, questa è realtà. 97,20. È il Baudia Show di oggi, grande spettacolo anche da parte sua in questa gara targata Ciubò, ma sicuramente anche Baudia si è fatto valere. E Klein dovrebbe fare 107 punti per stargli davanti. Io non so se col coefficiente ridotto a 3,6 si possano fare 107 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato con 2 avvitamenti e mezzo. Credo di no, però correggimi se sbaglio Bertone, intanto Mini Baiev, ad esempio, Baudia non lo può raggiungere. Sì, ma soprattutto un Klein un po', diciamo così, alla canna del gas, nel senso che sembra un po' in riserva con il fisico, speriamo comunque che riesca a dare la zampata del campione. La dà Mini Baiev la zampata e a questo punto
crea ulteriori problemi a Klein per salire sul podio, perché questo è un altro tuffo da oltre 90 punti, 91,80. Minibaev chiude con 17 punti di ritardo da Baudia e Klein, per stargli davanti dovrà farne 90. Deve fare 90. Cosa 90, dici 50. Oscar Bertone? Li può fare tranquillamente, certo che è, adesso c'è tantissima pressione nel suo cuore, sa che tirare fuori il meglio di se stesso e non deve sbagliare nulla, perché la giuria lo può penalizzare dal momento che ha nella mente i due avvitamenti precedenti. Non ci saranno i 566 punti per lui della finale di Coppa del Mondo 2008 a Pechino, quando poi sei mesi dopo arrivò a Pechino per l'Olimpiade e trovò all'aeroporto una troupe televisiva della TV cinese. Dice: mai mi ha aspettato una troupe della TV tedesca, ho dovuto venire in Cina. Il tuffo di una possibile, probabilissima medaglia, che potrebbe anche essere d'argento, però ha bisogno della perfezione. Era un forse po' meglio nella ancora parte finale. No, niente, 97,20 bastano per salire sul podio, medaglia di bronzo. Klein, se Ciubò non fa un regalo di Natale fuori stagione a chi lo segue in classifica, argento Baudia, bronzo Klein, che poi raccoglie i complimenti di Minibaev. Però ecco l'abbraccio con il papà questo è Rosenberg, non è il padre di Rosenberg, è la medaglia di bronzo dal metro, si assomigliano molto padre e figlio, la sua esultanza. Rivediamo il doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo di Sasha Klein. Manca soltanto... Niente da dire, atleti di grandissimo livello, ma ora andiamo a gustarci forse, e mi auguro, la perfezione dell'avvitamento indietro di Ciubò. Ciubò che non potrà andare all'attacco di quota 600, ecco l'abbraccio intanto fra il probabilissimo argento e il probabilissimo bronzo di questa gara. Ciubò, doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo. Il tuffo che a Roma gli costò la medaglia d'oro, chiuse con, ottenne 79,80, qui gliene bastano 61 e mezzo. E poi sarà 10 su 10. Vederlo superare quota 100 dal momento che comunque è stato il leader incontrastato di questa gara. E potrebbe superare quota 100 anche con questo tuffo, potrebbe aggiungere qualche altro 10 alla sua gara fenomenale. Ciubò, incredibile. 102,60, fa il pieno di 9,5. Il cinese vince con 585,45, il punteggio più alto mai ottenuto fra mondiali e olimpiadi. Oro Ciubò, argento David Baudia, bronzo Klein, Cina, Stati Uniti, Germania nell'ultima finale di questo mondiale di Shanghai. Qualche istante di pausa per noi, pubblicità.